Buongiorno, io mi sono appena lavata i capelli, mi sono vestita e preparata perché Ale è andato dai miei e non so se lo porterà mio papà o se devo andarlo a prendere io, quindi intanto mi sono preparata, poi al limite mi cambio se non devo uscire. Vado ad asciugarmi i capelli, stavo aspettando il pacchetto di pomelo, speravo arrivasse in questi giorni, invece non mi è ancora arrivato, non vedo l'ora di provare i prodotti perché... Se sono come il Vanilla Elixir, che è quello che utilizzo io già da un bel po', che è questo qua, è veramente un prodotto super super, ne bastano pochissime gocce messe sulle lunghezze e danno proprio al capello quel liscio, lucido, gli fa veramente avere un aspetto migliore. Questo qui è ottimo, sono ottime anche le maschere, quelle rosa, che ho già finito, ne avevo prese due, e quindi non vedo l'ora che mi arrivino i prodotti che ho ordinato per andarli a provare, a vedere come sono, perché ho preso delle cosine interessanti di cui poi vi parlerò. Quindi adesso vado ad asciugarmi i capelli, magari mi faccio qualche onda, adesso vedo, e poi devo andare di là in cucina a ritirare il disastro, perché... Oggi a pranzo non sono riuscita neanche a spreparare la tavola praticamente, c'ho un delirio sia nel lavello che sul tavolo, quindi devo assolutamente andare a sistemare la cucina. Poi stasera Dani andrà a lezione di piano insieme a Claudio, tornano poi verso le 8:30 circa, e io stasera per cena faccio gli gnocchi alla sorrentina, no, o forse sono quelli, comunque gli gnocchi con ragù e la mozzarella li vado poi a mettere dentro alla friggitrice ad aria, così si gratinano un pochino e vediamo come vengono. Intanto non ho ancora preso gli accessori giusti, perché il set che mi piaceva, che aveva sia la teglia piccola che quella profonda e varie altre cose, non era più disponibile. Gli altri set che ho visto costano una barbarità e quindi attenderò che torni disponibile quello lì che mi piaceva e poi farò l'acquisto su Amazon. E basta, adesso vado a asciugarmi i capelli e noi ci aggiorniamo tra un attimo. Allora, boccoli fatti, versione Luigi 13. Adesso vado a prendere il Vanilla Elixir e li apro un pochino perché così non mi piacciono tanto. Aspettate. Prendo giusto qualche goccia perché poi non bisogna esagerare, altrimenti i capelli risultano unti. Quindi proprio 1, 2, 3, 4, 5, basta. Mi
sto strappando un milione di capelli. Mi vengono sempre meglio da questo lato, perché sono più di mano. Ok, adesso poi pian piano scenderanno, perché i miei capelli sono super lisci e anche un po' pesanti, e quindi man mano si smollano. Però mi piacciono. Mi piace questo boccolo morbido stile Julia Roberts. Mi piace questo effetto. Dai, carini. E giusto, pronta per andare a pulire la cucina. Che uno ovviamente si prepara per andare a fare le pulizie. Perché no? Allora, questa è la situazione attuale della mia cucina. Parliamone. Giusto per farvi un'idea. Allora, qui ho, la mia roba del lavoro che adesso vado a ritirare. Qui ho il pranzo di Ale di oggi, ho mangiato i noodle. Poi ho il pentolino dei noodle ancora qui sopra. Qualcuno che beve la coca la finisce e non riesce a buttarla nel bidone. Poi ho la lavastoviglie da spreparare perché è tutta pulita. Ho le cose di ieri sera e del pranzo di oggi, perché ieri sera Claudio è arrivato tardi dal corso di inglese, quindi ha cenato dopo che avevo già spreparato e riordinato. E qui ci sono le cosine lavate ieri sera da ritirare. Quindi questo qui è la situazione attuale della mia cucina. Tra l'altro vorrei fare una modifica che è da giorni che ci penso, perché ho qui sopra la friggitrice ad aria che è attaccata lì alla torretta e questa cosa non mi piace perché consuma parecchio, consuma 1700 watt e attaccata qui alla torretta ho paura che si scaldi e che magari si fonda, ecco, insomma non mi convince tanto, quindi vorrei andarla a mettere qui dove c'è l'angolo colazione, che mi rendo conto che non ha un granché di senso, però almeno è attaccata a una spina normale e quindi mi dà un po' più di sicurezza. Quindi magari spostare la macchina del caffè in quella zona lì, il bollitore, ma adesso vedo, magari posso anche lasciarlo lì, quindi macchina del caffè, cappuccinatore, bollitore, il cestino magari lo metto nell'angolo e qui in questa zona mettere la friggitrice ad aria, che mi dà un pochino più di sicurezza, ecco. Quindi vorrei andare a fare anche questo spostamento. Allora, pensavo di andare a sistemare la cucina, invece no, Claudio ha avuto un piccolo ritardo al lavoro e quindi ho portato io Daniele a pianoforte. Intanto c'è Ale che gira disperato perché non trova il suo colore nero per fare i disegni, che è rimasto nella mia macchina. Vado a prendere il suo colore in macchina, poi mi metto a sistemare velocemente la cucina e vado a preparare gli gnocchi per stasera, perché poi verso le 8:30 Claudio va a prendere Daniele e tornano poi insieme, così finalmente ceniamo.
Allora, mentre sto preparando la cena, sto postando anche alcune storie su Instagram perché faccio sempre le cose un po' tutte insieme. È solo che quando sto facendo le clip per YouTube mi viene complicato anche inserire i contenuti su Instagram perché devo fare le cose insieme e a volte mi incarto. E allora prima ho postato delle storie sulla questione del pennarello che mancava e in tante mi hanno risposto che praticamente quasi tutti i bambini hanno il problema dei pennarelli neri perché mancano sempre. Evidentemente è quello che utilizzano di più, non lo so, però mi è piaciuto questo riscontro che ho ottenuto da Instagram sul fatto che manca sempre il pennarello nero. Vabbè, poi mi avete fatto un sacco di complimenti anche sui capelli. Avete detto che sto molto bene con i capelli mossi e che non sono tanto brava a farli perché mi restano sempre piatti sopra e gonfi sotto. Vorrei una via di mezzo, però alla fine boh, era così per cambiare un pochino perché sono sempre uguale, sempre liscia. Tra l'altro vorrei anche andare ad accorciare un pochino. Vabbè, adesso sono un po' mossi, sono corti, però mi arrivano più o meno fino qua, quindi vorrei accorciarli un pochino perché comunque le punte sono un po' rovinate. E quindi, visto che la volta scorsa che sono andata a fare il colore, il mio parrucchiere aveva il Covid e quindi non ho potuto tagliarli. La prossima volta che vado di sicuro me li faccio spuntare un pochino, magari li scalo anche un po', insomma, adesso vedo, comunque devo andare. E basta, volevo fare questa postilla perché mi ha fatto sorridere. Adesso vado a finire di preparare gli gnocchi e poi ceniamo. Thank you.
Come avete visto, ho preparato il porridge. Questi fiocchi d'avena non mi hanno convinto particolarmente perché non si sono legati con il latte, cosa che non mi è mai successa, cioè sono rimasti come se fossero dei cereali dentro al latte. Invece il porridge dovrebbe venire bello cremoso, come se fosse un budino, e con gli altri cereali mi è sempre venuto bene, mentre con questi fiocchi d'avena qui questo non è accaduto. E scusatemi, si è scaricata la batteria della fotocamera. Dicevo, non credo che li ricomprerò, ma non so neanche se li utilizzerò ancora perché il risultato non mi piace per niente. Intanto sono andata a mettere anche una cucchiaiata di Nutella nel porridge. Questa mattina ho bisogno di ricaricarmi. Se avete qualche idea su come andare a consumare tutti questi fiocchi d'avena, che non so come utilizzarli, sinceramente ho sempre fatto solo il porridge con i fiocchi d'avena, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché per il porridge questi qui non vanno assolutamente bene. Adesso vado a mangiarmi il mio porridge liquido con banana, sciroppo d'acero e Nutella, e dopo insulina. Allora, dal piano dell'isola ho tolto la friggitrice ad aria e l'ho messa qua, che non mi sembra niente male, anzi direi che mi piace molto. E già che sono qua, vi faccio vedere anche le coscette di pollo che stanno cuocendo. Ho messo il programma indicato per le coscette di pollo, 180 gradi per 20 minuti. Io l'ho messo a 30 minuti perché non erano proprio scongelate completamente, quindi ho aumentato un pochino la temperatura. Adesso ve le faccio vedere. Ta-da! Vedete? Non ho messo olio né niente, ho messo soltanto sopra delle spezie e un po' di rosmarino e basta. Ok, adesso le rimetto così finiscono la cottura e io intanto vado a ritirare le mie cosine del lavoro e vado a prendere i ragazzi, perché ormai è quasi ora. No, non è vero, non è ancora ora, ho ancora 10 minuti, quindi posso andare a ritirare qui, preparare il tavolo e poi vado a prendere i ragazzi. Allora, mi è appena arrivato questo spruzzatore per l'olio. Ho letto diversi pareri sul web, gente che dice che non funziona, gente che dice che non esiste uno spruzzatore per l'olio che vaporizzi veramente, altri che dicono che sia fantastico, che spruzza come se non ci fosse un domani. Io l'ho appena ricevuto, l'ho lavato e l'ho riempito con dell'olio di semi e adesso lo vado a provare in diretta con voi, così vediamo chi ha ragione. Aspettate che cambio mano. Allora, lo spruzzerò su questo foglio di carta assorbente che mi sembrava l'unico modo per vedere lo spruzzo effettivamente. Proviamo. Ma allora, spruzzare spruzza. Magari non fa proprio la rosa dei venti di vaporizzazione, però non mi sembra neanche male. Dai, direi che per il momento sono soddisfatta dell'acquisto. Vediamo un pochino poi come si comporta. Spero solo che non si otturi lo spruzzino lì, il beccuccio. Vabbè, vediamo, vi saprò dire poi più avanti. Allora, avevo preso la maschera per il viso, quella di acqua di rose. Mi sembra fosse all'acido ialuronico. Non mi ricordo più, adesso vado a cercarla, vi lascio qui l'immagine così vedete di quale sto parlando. Terribile, secca, senza prodotto all'interno, l'ho messa su e dopo 10 secondi, credo neanche, iniziava già a staccarsi perché era talmente asciutta che non stava neanche a contatto con la pelle, quindi bocciatissima. All'ultima spesa ho preso questa qui di Dove, che è una maschera viso idratante con yogurt e ceramidi. Mai provata, mai, non l'ho neanche mai vista queste qui di Dove, sinceramente è la prima volta che la vedo.
E adesso lo provo, visto che mi devo andare a fare il bagno. Mi faccio anche una bella maschera, così mi idrato un pochino, perché ultimamente sto bevendo anche poco. Devo di nuovo prendere l'abitudine di tenermi sempre la borraccia vicino, in modo che io possa ricordarmi di bere, perché altrimenti non bevo praticamente nulla. Quindi io adesso vado a farmi il bagno, la maschera, e la prossima volta vi dico poi com'era. E basta, io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito anche oggi. Come ho detto su Instagram, sto cercando di fare qualche video in più per tenerci un po' più di compagnia e tenerci un po' più aggiornati sulla quotidianità in generale. E spero vi faccia piacere, noi ci vediamo al prossimo video. Grosso bacio a tutti. Ciao!